Questo è il nostro primo modello, Ingenuo e Genuo, con cui cominciamo. Noi abbiamo scritto le prime cose sullo stress e disturbi alimentari nel 2002, nel 2003, e questo qui l'abbiamo fatto un sacco di lavoro. Quindi in questo nostro modello si parte con l'autocriticismo, si diventa estremamente autocritici, si teme di sbagliare, tutto è moderato da una tendenza a controllare e dalla bassa autostima e si ha un esito in sintomo variabile dipendente. Poi ci abbiamo lavorato, ancora lavorato, e oggi nel 2012 abbiamo costruito un modello in cui abbiamo ipotizzato due strade. Una strada che andasse a fonte di un assetto criticista, che andava verso il sintomo con un disturbo alimentare, incontrando il perfezionismo, e una strada che andava verso stati depressivi, quindi la rinuncia al controllo che il sintomo vuole significare. E questo è l'ultimo modello in cui in realtà è molto simile, l'unica cosa è che ci abbiamo messo l'attenzione, cioè abbiamo messo il fatto che probabilmente situazioni di criticismo subito molto alte e forti possono portare fin da subito ad avere attenzione agli eventi evolutivi negativi che diventa autocriticismo e ruminazione e che diventa poi tutto il processo CBT per fare un disturbo alimentare.